Ciao ragazzi, non potevamo non parlarne di questa cosa. E ovviamente sono qui e non mi tiro indietro perché mi avete già chiesto in tanti di farci un video sopra. Non vorrei deludervi, ma poi vedremo come verrà articolato questo video. Prima di tutto ci teniamo a fare due parole sull'estrazione del sorteggio dello spareggio mondiale dell'Italia, che per quanto la Macedonia possa essere eventualmente una partita abbordabile, dovremo concentrarci poi su una finale giocata fuori casa e che probabilmente ci vedrà davanti a Sua Maestà Cristiano Ronaldo. E da tifoso juventino non posso fare altro che, nel caso peggiore della storia, immaginarmi un marzo che vede un sogno europeo per la Champions, un sogno mondiale per l'Italia, infranti da Cristiano Ronaldo. Di Cristiano Ronaldo sapete tutti come la penso, è disgustoso dal quanto forte, e quindi è ovvio che se siamo tutti fatti così, quando succede una certa cosa ci proiettiamo direttamente sul caso peggiore. Dall'altra parte spero veramente di fargli vedere i sorci verdi e spero di lasciarlo a casa al mondiale, farglielo guardare sul divano, l'ultimo mondiale della carriera di Ronaldo. Mi auguro veramente di potergli regalare una delusione. Tanto perché principalmente l'Italia deve andare al mondiale. E poi perché non mi è ancora andata giù quel ciao Juventus al 28 di agosto, e questo non mi andrà mai giù, perché Ronaldo poteva andarsene quando voleva, andarsene in quel momento lì. È stato veramente brutto, e il Gunis Ronaldo parte proprio da lì. Sapete bene che non era assolutamente indirizzato al non ci serve Ronaldo, è il problema della Juve, ti prego vattene. Ho sempre detto il contrario, però ancora qualcuno mi fa pesare quel Gunis Ronaldo, mettendomi in bocca un pensiero, nella testa un pensiero che non è mai uscito invece da me. Allora, dicevo, forse vi deluderò con questo discorso legato appunto all'inchiesta, all'indagine sulle plusvalenze, ma io non ho competenza in materia, è il massimo che posso fare insieme a voi è leggere quello che ho letto su Calcio e Finanza, un articolo che è riportato anche su OneFootball. Comunque, bene o male, dopo ne parleremo nel dettaglio nei prossimi giorni. Per il momento penso proprio di poter leggere l'articolo insieme a voi, lo proietterò qui a schermo e alla fine andrò a dare una mia opinione personale, non su quello che credo accadrà, perché questo è spiegato nell'articolo, ma sul discorso plusvalenza in generale. Quindi è un video molto breve, molto corto, molto riassuntivo, c'è poco di mio, però volevo farlo proprio perché mi è stato richiesto e non potevo appunto tirarmi indietro. Invece i video veri, i contenuti che parlano di calcio, che sono il mio pane quotidiano, li faremo poi oggi pomeriggio al termine della partita tra Juventus e Atalanta, che quella rimane il focus principale della giornata, e questo invece mettiamolo da parte. È come andare dal dentista, come ha fatto Kulusevski prima del Chelsea: quando devi toglierti il dente, ti togli il dente. Quindi apprezzate questa mia sincerità, non è un contenuto che avrei voluto portarvi, però mi sembra anche giusto portarlo, dato che il canale è incentrato su questa cosa qua e me l'avevate richiesto. Cosa rischia la Juve con l'indagine sulle plusvalenze? È esattamente il titolo del video, l'ho praticamente copia e incollato, è un articolo di Calcio Finanza di stamattina delle 9:45, appunto, che potrete leggere anche su OneFootball. L'indagine avviata dalla Procura di Torino sulle presunte responsabilità della dirigenza della Juventus sul tema plusvalenze è molto più complesso di quanto possa apparire a un primo sguardo. E questo è l'apertura dell'articolo, ma andiamo avanti nel dettaglio. Fari, ricorda la Gazzetta dello Sport, che si pensava fossero accesi con una verifica ispettiva sulla società quotata in borsa. Juventus, plusvalenze, cosa rischia? L'indagine Prisma. In realtà l'indagine penale, denominata Prisma, è avviata in maggio, si è interfacciata a più riprese con gli accertamenti della Consob, come si legge nel comunicato alla Procura di Torino. Dalle attività in corso è stata data comunicazione alla Consob e alla Procura federale istituita presso la FIGC. Ancora una volta andiamo avanti. Nel mirino, come ormai noto, sono finite ben 42 operazioni di mercato, alcune molto importanti come lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona. In totale si tratterebbe di 50 milioni di euro in proventi da gestione di diritti calciatori per il club presieduto da Andrea Agnelli. Juventus plusvalenze, cosa rischia? Le prospettive. Ma la Juventus rischia effettivamente qualcosa? Innanzitutto, bisogna fare i complimenti ai ragazzi e bisogna separare la risposta in due parti. Come spiega il Quotidiano Sportivo, la Prisma riguarda i reati di falso in bilancio, illustrati negli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile e del decreto legislativo 74 del 2020. Il fronte dunque delle presunte false comunicazioni di società quotate in borsa e false fatturazioni, naturalmente declinando le pene a seconda della gravità della violazione. E ora qua servirebbe, non lo so, un avvocato o qualcuno che mastica di queste cose, un giurista, ecco. Sicuramente un Luca Toselli, che non c'entra niente con quel mondo lì.
legge gli articoli e ve li riporta per fare una chiacchierata tutti insieme. Nella seconda si entra nell'ambito della giustizia sportiva. Il tema delle plusvalenze è stato sempre molto complicato da affrontare a causa della difficoltà di individuare dei criteri oggettivi per la stima del valore di un calciatore, che varia anche in poco tempo e sulla base del mercato e di tantissimi fattori che lo influenzano. È l'articolo 31 del codice di giustizia della FIGC a regolare la materia, ma molto viene affidato alla discrezionalità dei giudici, con l'eccezione di eventuali altre norme speciali di violazioni in termini di licenza UEFA, ci si ferma con ammenda con diffida nel comma 1. Criteri oggettivi. Ricordatevi questa frase. Ben più grave è la punizione prevista dal comma 2, che riguarda i comportamenti di chi tenta di ottenere l'iscrizione a una competizione a cui non avrebbe potuto essere ammessa. Qui andiamo dai punti di penalizzazione fino all'esclusione del campionato, ma è chiaro che si tratta di situazioni di estrema gravità e i contenuti dell'inchiesta Prisma sono ancora tutti da decifrare. Tradotto, fino adesso non si sa niente. È stato avviato questo procedimento, sì, certo, ne prendiamo atto, ne parleremo eventualmente in una seconda battuta quando verranno fuori più elementi. Ci sono 42 operazioni di mercato prese in considerazione e vedremo cosa succederà. Io rimango sempre della stessa idea, stessa linea di pensiero. Ci sono delle regole? Sì. La Juventus ha seguito queste regole? Sì, bene. No, paga quello che c'è da pagare. Però in questo momento si sta parlando di una multa. In questo momento si parla di una multa, a meno che, o qualche punto di penalizzazione nel caso in cui possa essere più complicato, a meno che la Juventus non abbia fatto queste plusvalenze per iscriversi al campionato, perché diversamente non avrebbe potuto e quindi cercava dei soldi, cercava dei falsi in bilancio che permettevano poi effettivamente l'iscrizione al campionato di Serie A, in quel caso potrebbero esserci pene più severe, ma sarà il tempo, sarà l'indagine a dirci questo. Cosa ne penso di tutto questo caso? Beh, con me è sfondata una porta aperta, perché tante volte anche all'interno di video del passato ho detto questa cosa. Io credo che sia ormai assurdo vedere come tutte le squadre di Serie A continuano a fare operazioni di mercato finalizzate soltanto alla plusvalenza per ottenere poi dei privilegi che dovranno esibire nei bilanci, ma che non ti portano effettivamente a denaro fresco reinvestibile sul mercato. No, è un accrocchio che stanno facendo tutti per poter fare determinate cose, per poter poi magari fare delle trattative che diversamente non avrebbero potuto fare per giustificare un bilancio. È una cosa che fanno tutti, non lo fa solo la Juventus. Questo non significa che la Juventus non abbia sbagliato nel caso, perché si stanno già facendo i processi, c'è già la gente che ha tirato le conclusioni. Ieri sera, scherzando su Twitter, ho scritto: non vedo l'ora di rivincere la Serie B, perché veramente, ragazzi, nelle ore successive a questa notizia è sembrato che fosse accaduto chissà che cosa. Sono ricordi che io ho da prima di seguire il calcio, Le plusvalenze gonfiate, i falsi in bilancio che nascono dalle plusvalenze gonfiate, sono cose che ho in mente da secoli. Ora indagheranno se ci saranno dei procedimenti da attribuire alla Juventus, cioè se la Juventus avrà sbagliato, pagherà. Però ribadisco che si tratta sempre di criteri oggettivi. È complicatissimo dire, esempio, scambio Pjanic Arthur, perché secondo te non è giusto che siano stati valutati X e Y e la Juventus abbia dato Z al Barcellona? Perché mi stai dicendo questo? Io penso che Pjanic potesse essere valutato quei 70 milioni, non mi ricordo quanti erano, e Arthur 80, e quindi ti do 10. Perché non dovrebbe essere valutato in questo modo? Barcellona a me non lo vendeva. Come fai tu, procura, tu, giudice, dato che sarà poi il giudice a determinare se quella cifra secondo lui è idonea, ma come fai a dirmelo? Su quale base? Quindi questo è veramente sempre stato un argomento oscuro, oscuro e impossibile da regolare con delle leggi oggettive. È difficilissimo. Ma adesso non è per il discorso della Juventus, però dato che io da tifoso della Juve l'ho sempre detto che questo discorso delle plusvalenze è una roba che lascia il tempo che trova, nel senso che potrebbero benissimo smettere di fare ste robe e iniziare a fare le cose diverse, magari anche, che poi io capisco che sul bilancio impatti davvero questa cosa qua, però ci sono dei rischi annessi. Io guardo il Napoli con Osimhen, diciamo che la trattativa è sulla stessa falsa riga. Ribadisco, non è solo la Juventus che fa queste cose. Sono giuste? Sono sbagliate? Non ve lo posso dire io.
In questo momento non ci sono dei rischi concreti e in questo momento non c'è quasi niente. È stata avviata un'indagine, benissimo, aspettiamo, vediamo dove porterà. Ma piano, piano, perché io ho già visto i tifosi delle altre squadre festeggiare, oh finalmente, qui e là, Calciopoli 2, e i tifosi della Juve già disperati, cosa ci succede? In questo momento rischiamo una multa, mal che vada qualche punto di penalizzazione, in questo momento. Poi vediamo che cosa ne viene fuori. E vediamo se vengono coinvolte anche altre società, perché è una cosa, io parlo dell'Italia perché è una sola Italia, ma in Italia è sotto gli occhi di tutti, ragazzi. Italia, io continuo a vederlo da qualsiasi società e non ho mai detto, ah, quella lì però, ma l'ho pensato, come l'ho pensato per la Juve. Quindi, e niente ragazzi, noi ci vediamo con il post partita questa sera dopo Juventus-Atalanta, speriamo di poter parlare di campo, perché sta roba qua le voglio lasciare veramente da parte, che non appartengono almeno ai miei interessi. Invece so che in Italia queste cose tirano più del calcio stesso, come l'arbitro tira più del calcio stesso, queste cose tirano più del calcio stesso.